Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino. E alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000. E li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Gesù ci insegna ad anteporre le necessità dei poveri alle nostre. Le nostre esigenze, pur legittime, non saranno mai così urgenti come quelle dei poveri, che non hanno il necessario per vivere. Noi parliamo spesso dei poveri, ma quando parliamo dei poveri, sentiamo che quell'uomo, quella donna, quei bambini non hanno il necessario per vivere. Quante volte noi ci voltiamo da un'altra parte pur di non vedere i fratelli bisognosi. E questo, guardare da un'altra parte, è un modo educato di dire: in guanti bianchi arrangiatevi da soli. E questo non è di Gesù, questo è egoismo. Quei pochi pani e pesci condivisi e benedetti da Dio bastarono per tutti. E attenzione, non è una magia, è un segno che invita ad avere fede in Dio, Padre provvidente, il quale non ci fa mancare il nostro pane quotidiano se noi sappiamo condividerlo come fratelli.